Con un cambio di scena repentino, la palla dello sviluppo di Life is Strange è passata da Dontnod in mano a Deck Nine, già noti per aver dato vita a Before the Storm, che ha approfondito la storia della ben nota Chloe. Gli sviluppatori sono tornati a farci vivere la loro idea di avventura interattiva con Life is Strange True Colors. Come ogni Life is Strange che si rispetti, ci troviamo davanti a una storia che ha già di per sé dell'incredibile, per via della peculiarità degli eventi che hanno luogo, con anche una protagonista che si trova a dover gestire dei poteri soprannaturali. Mentre nel primo capitolo abbiamo osservato il tempo in ogni sua sfaccettatura e nel secondo la potentissima telecinesi di Daniel, questa volta il focus si sposta sulle emozioni e sui colori immaginari che queste sprigionano. Alex, la ragazza che dà vita alle vicende che avvengono nel paesino di Haven Springs, può infatti percepire con la sua super empatia i sentimenti delle persone. Questo almeno vale per i principali come rabbia, tristezza e simili, riuscendo in alcuni casi anche a sentirne i pensieri grazie alla loro mente o a degli oggetti con cui hanno avuto a che fare. Il tutto è molto più difficile di quello che si può immaginare, visto che Alex si trova spesso sopraffatta dalle emozioni che le persone sprigionano e che finiscono talvolta per deviare il suo carattere. A rendere le vicende importanti non è però il mero potere della protagonista, visto che la tranquilla cittadina nasconde più di quel che ci si può aspettare, e moltissimi segreti da svelare si nascondono proprio dietro ai suoi abitanti e al suo clima magnifico. Una volta trasferitasi da suo fratello Gabe, la protagonista di Life is Strange True Colors assiste alla morte prematura del ragazzo per via di un tragico incidente avvenuta in circostanze quasi inspiegabili. È qui che il vero carattere della ragazza si sprigiona al massimo, e nulla potrà fermarla dal trovare giustizia per suo fratello, mentre avrà modo nel corso dell'avventura di essergli grata per la seconda vita che le ha regalato ad Haven Springs. Il ritmo del gioco è davvero azzeccato, con il taglio netto delle attività meccaniche che venivano utilizzate per allungare il brodo e con la scelta di offrire tutti gli episodi dell'avventura fin da subito, ed evitando ogni tipo di annacquamento dei contenuti. Si parla di una durata totale di 10 ore circa, se non ci si focalizza particolarmente sulle attività offerte, una longevità equilibrata e in linea con ciò che serve per raccontare le vicende della protagonista senza alcuna fretta. A catturare la nostra attenzione ci saranno inoltre numerosi dettagli sparsi ovunque, dalle citazioni al mondo dei giochi da tavolo fino agli omaggi alla musica. Life is Strange True Colors e Haven Springs ci vedono giocare in uno spazio più aperto rispetto alle mappe già viste nella serie, e pur non trattandosi di un open world, presenta diversi punti di interesse da tenere d'occhio e varie attività secondarie da svolgere. Grazie al potere di Alex si possono infatti scoprire i pensieri di alcuni passanti, sbloccando nuovi dialoghi e nuove possibilità nel corso dei capitoli, trovandosi a vivere piccole e curate storie secondarie opzionali. Non mancano anche alcuni minigiochi o sezioni piuttosto varie per spezzare la possibile monotonia, con il tutto che resta comunque sempre molto lineare e senza dispersione. L'esperienza di Life is Strange True Colors vive in una trama ben congegnata e realizzata su misura, dove in alcune sequenze capiterà di sfiorare appena il pad e ammirare solamente ciò che sta avvenendo su schermo, e dove in altri di rimanere col fiato sospeso per quello che si sta decidendo. Parliamo di una trama costruita per mettere in difficoltà il giocatore in molteplici occasioni, facendogli chiedere fino a che punto la sua morale potrà spingersi. A rendere gli eventi ancora più coinvolgenti contribuisce anche un comparto tecnico migliorato, tra espressioni facciali curate e un mix perfetto creato da grafica, colori e stile. In definitiva, Life is Strange True Colors riporta inequivocabilmente la serie sul binario giusto, un'esperienza ottima sia per chi ha amato il primissimo capitolo sia i successivi, ma anche e soprattutto per chi si era distaccato da essa.